quel pomeriggio del 3 maggio del 98 al Via del Mare mancavano solo due minuti allo scoccare del 45esimo quando Palmieri scaricò alle spalle di Ballotta tutta la rabbia per un campionato conclusosi con la bocciatura anticipata per i giallorossi. Sebbene l'ultimo successo del Lecce sulla Lazio non rievochi i piacevoli ricordi, i giallorossi ora sarebbero pronti a fare carte false per rivivere domani l'ebbrezza di una vittoria contro la formazione capitolina, perché se tre anni fa il successo sulla Lazio non servì neanche ad addolcire l'amarezza per una retrocessione già da tempo anche aritmetica, una vittoria domani nel catino di bollente entusiasmo del Via del Mare avrebbe un'importanza inestimabile per i giallorossi. Significherebbe raccogliere i frutti di un intero lunghissimo anno di lavoro, regalando al popolo salentino la soddisfazione della quarta salvezza della storia, la seconda consecutiva in Serie A. Giocarsi tutto in 90 minuti sembra un destino crudele, visto il grande vantaggio di punti e l'incredibile serie di occasioni avute per chiudere anzitempo i conti, sprecate o fatte sprecare negli ultimi tre mesi ai giallorossi. Ma alla vigilia dell'ultimo appuntamento della stagione, il Lecce è sicuro di potercela fare, di poter scrivere davanti ai suoi tifosi una nuova fantastica pagina della sua storia, il presidente Moroni. Eh sì, purtroppo ci giochiamo tutto un campionato in una partita, speravamo di finire prima, speravamo che insomma potesse accadere questo miracolo prima, purtroppo non è stato possibile per una serie di circostanze a voi tutte note, un po' per sfortuna, un po' per torti, per ingiustizie subite e quant'altro, e quindi ci giochiamo tutto in questa partita. Comunque siamo pronti per farlo, abbiamo dalla nostra sicuramente il pubblico che gremirà questo stadio domenica, penso in ogni ordine di posti, perché la prevendita sta andando benissimo, l'entusiasmo per questa partita è altissimo e ce la giocheremo alla morte, insomma, quindi faremo l'impossibile per raggiungere questo obiettivo che vorrà dire, se lo raggiungessimo sarebbe sì sofferto, molto sofferto, perché stiamo vivendo settimane davvero di amarezza, di delusione, di sofferenza tutti quanti, compreso i grandi tifosi che sono venuti numerosissimi a Bologna e che hanno sofferto come tutti noi per la mancata vittoria. Però se arrivasse, insomma, ci sarebbe da essere davvero felici, straordinariamente felici. Sarà un pomeriggio da vivere con gli occhi puntati sul rettangolo di gioco e magari un orecchio appiccicato alla radiolina per conoscere le notizie provenienti dai campi dove sono impegnate le altre formazioni in lotta per la salvezza. La Regina ospita il Milan e il Verona il Perugia, mentre il Napoli va a far visita alla Fiorentina e il Vicenza all'Udinese. E soprattutto per sapere le notizie provenienti da Torino. Un successo della Juventus contro l'Atalanta, infatti, qualsiasi sia il risultato della Roma contro il Parma, condannerebbe la Lazio al terzo posto finale e ai preliminari della Champions League. Sicuro, insomma, perché se la Roma dovesse vincere con il Parma e la Juventus con l'Atalanta, come nella logica, nelle previsioni, e allora la Lazio avrebbe il terzo posto come ultimo obiettivo, insomma, non potrebbe andare al di là del terzo posto, per cui in teoria il nostro impegno diventerebbe un po' più accessibile rispetto ad una Lazio agguerrita che viene qui a giocarsi la partita della vita. Speriamo che i risultati anche dagli altri campi ci diano ragione e quindi galvanizzare anche i nostri, perché le motivazioni naturalmente della nostra squadra sono enormemente più importanti rispetto alla Lazio. Tra poche ore questi spalti saranno gremiti e un'atmosfera, quella della vigilia, che ricorda un po' quella dell'anno scorso contro il Torino, quando poi si finì con una grande festa su questo prato. Eh beh, certo, ci sono delle similitudini, anche se quella volta vincevamo lo scontro diretto l'anno passato e quindi eravamo matematici, e stavolta bisogna vincere con una candidata addirittura lo scudetto, perché non dimentichiamo che la Lazio è una delle squadre più forti al mondo, per cui l'impegno sicuramente è un po' più gravoso quest'anno rispetto all'anno scorso, però i mezzi morali e nervosi, comportamentali e tecnici ci stanno per poter interpretare al meglio questa partita, e con l'aiuto del pubblico speriamo di potercela fare. Cavasin si trascina fino a domattina il dubbio sulla possibilità di schierare o meno dall'inizio Piangiarelli, che solo oggi è tornato ad allenarsi con i compagni, ma nell'allenamento di rifinitura ha giocato con i rincalzi. Indisponibili gli squalificati Dainelli e Lucarelli, Cavasin stamattina ha provato una formazione titolare con Chimenti in porta, Viali libero, Giorgetti e Savino marcatori. A centrocampo Balleri, Ingesson, Conticchio, Tonetto e Colonnello, davanti la coppia Vasari-Vugrinez. Nella Lazio, oltre a Gottardi, Inzaghi, Baronio, Marchegiani ed Orlandoni, Zoff ha lasciato
portato a casa anche Veron e Salas. I campioni d'Italia uscenti dovrebbero schierarsi al Via del Mare con Peruzzi in porta, linea difensiva a 4 con da destra a sinistra Pancaro, Nesta, Mihajlovic e Favalli, a centrocampo Poboschi, Di Nobaggio, Simeone e Nedved, in attacco il tandem composto da Claudio Lopez e dal capocannoniere con 25 reti della Serie A, Crespo. Arbitrerà Racalbuto di Gallarate, che alle 15 fischierà l'avvio della partita che tutto il Salento si augura possa chiudersi con la salvezza degli 11 leoni giallorossi in campo, con l'ottavo successo stagionale del Lecce e con una grande festa come quella dell'anno scorso dopo il successo sul Torino.